Siamo qua alla mostra della Martina Colombari, che ha suscitato moltissime polemiche, e Denis Curti adesso ci aiuta a capire un po'. Io adesso mi sono fatta delle foto con la Canon G12, l'anno prossimo avrò anch'io la mia mostra qui allo Spazio Forma di Milano? Ma sì, dovrai metterti in coda con molti altri aspiranti, ma non escludo assolutamente nulla. Forma si propone come la casa della fotografia, anche se vorrei fare un distinguo immediato. Qui siamo a Forma, in piazza Tito Lucrezio Caro 1 a Milano, però siamo a Fotografica, che è un evento di Canon, pensato da Canon, strutturato da Canon. Tenderei a tenere distinta la programmazione fotografica e culturale della nostra fondazione con questa iniziativa che dura 4 giorni, che si rivolge a un pubblico più vasto, che quest'anno si rivolge anche ai professionisti, ma sono 2 cose diverse. Ma basta essere belle e farsi 4 foto per esporre a Forma? Ma come si fa a far diventare credibile la fotografia in Italia? Adesso mi fotografo mentre canto le sigle dei cartoni animati e poi faccio una mostra concerto al Vittoriano. Venite? Che dire, è sconfortante che queste immagini rubino spazio e vere idee. Dai, finirà probabilmente ad insegnare a qualche workshop di fotografia. La negazione dell'arte e della meritocrazia, as usual. Ma qui la fotografia? Non capisco, c'è qualcosa che mi sfugge. No, io ho letto tutti questi commenti che tu hai elencato, gli elenchi vanno di moda. Devo dire, mi fa anche piacere leggerli, perché in qualche modo abbiamo scatenato un dibattito nel mondo della fotografia che tutto sommato lo vorrei considerare simpatico. Ecco, credo che ci sia una dose di ingenuità nelle cose che vengono dette. Come si diceva prima, si sovrappongono e si confondono i piani. Un conto è il lavoro che fa la Fondazione Forma e un conto è Fotografica. In realtà Martina è una persona onesta, trasparente e con un grande entusiasmo nei confronti della fotografia. Un entusiasmo che ha manifestato nella passata edizione di Fotografica, quando è venuta a trovarci nella veste di volontaria, forse qualcuno avrà da ridire anche su questo, con la Fondazione Rava, un'associazione umanitaria che lavora su Haiti, ad appoggiare e a sostenere il lavoro di Albertina D'Urso, che era appena stata ad Haiti. Il tutto poi è nato come un gioco tra amici e ho detto: Martina, perché non provi tu a fare un lavoro? E lei ha cominciato a guardarsi intorno con la macchina fotografica, fotografava quello che stava intorno a lei, i set sui quali stava lavorando, per poi fare una virata decisa e decidere di fotografare se stessa. Non degli autoscatti, ma degli autoritratti veri e propri, arrivando a produrre oltre 4.000 fotografie, noi le presentiamo tutte, un approccio fortemente progettuale alla fotografia. Io questo lo sostengo, lo difendo e non ho nulla da recriminare a me stesso per aver proposto questa mostra, anzi invito tutti a venire a vedere questa mostra e dopo aver visto le fotografie parlarne. Fotografie che non vanno viste una per una, ma vanno viste nella loro globalità, cioè nella logica di un progetto. Un progetto che mi sembra assolutamente intelligente. Martina si è prestata e in qualche modo devo dire che siamo stati noi a usare la notorietà di Martina per portare la fotografia fuori dal perimetro stretto che molto spesso la rinchiude. Quindi io sono grato a Martina per il coraggio che ha avuto di mettersi in gioco e di esporsi in questo modo, assolutamente. Io mi ricordo di aver ospitato qui a Forma Gianni Berengo Gardin, che diceva di aver avuto un incontro con Kudelka e che in qualche modo si rifacevano entrambi a Robert Capa e dicevano: non esistono fotografie belle o brutte, esistono fotografie buone o cattive. Allora questo è un po' la guida anche della filosofia di Forma. A noi non interessano le fotografie belle per la bellezza, per l'aspetto estetico, ci interessano i progetti, ci interessa soprattutto il punto di vista. Credo che oggi il punto di vista sia l'atto distintivo al quale bisogna fare riferimento sempre e comunque quando si parla di fotografia.